nostro appuntamento dedicato al disco richiesta dopo gli spot qui sulla 6 nel Fan Club insieme ad Ivan Cianchetta. Gianna Nannini con Perfetto, veramente oggi sta andando tutto perfetto, tutto a meraviglia qui all'interno del nostro contenitore pomeridiano, e le promesse vanno mantenute. Insomma, si parlava prima, no? Di uno spazio dedicato al cinepanettone, al film Vacanze di Natale a Cortina. Quindi, cosa dite? Siamo pronti? Vogliamo sentire la nostra inviata Lia, chi ha intervistato? La 6. The number one station. La radio che fa la differenza. Siamo con Christian De Sica, il protagonista principale di Vacanze di Natale a Cortina, il nuovo cinepanettone di Neri Palenti. Signor De Sica, questo film è un po' un ritorno al passato, a quella commedia di costume che parla della società italiana, della borghesia italiana. Noi abbiamo raccontato, io credo molto bene, la borghesia italiana degli anni Ottanta in maniera così precisa, molto più precisa di tanti film autoriali che non hanno lasciato il segno. Poi chiaramente non è facile, e noi siamo stati pronti a tutto per far ridere. Quest'anno, tornando con Carlo ed Enrico in scrittura e nei riparenti in regia, si è fatto un film di tre storie incrociate dove io, diciamo, sono l'unico insieme a Sabrina Ferilli borghese, ma gli altri personaggi sono dei personaggi più umili, quindi sono due giornalai, sono un autista, e alle prese con ancora questa schiuma di coglioni che ci dà, non si può dire, questa schiuma di personaggi che popolano questi luoghi di villeggiatura. Ebbene, è nata una bella alchimia, penso che sarà un piacere anche per il pubblico, no? Per tornare a vedere un film dove si ride molto, ma c'è di dietro una commedia e non una farsaccia. È stato più divertente anche per lei come attore? Con Sabrina Ferilli io mi trovo veramente tanto bene, sono quelli, sai, quei momenti magici, un po' come ce l'avevo con Boldi. Chiaramente Boldi era un comico e lei è una bellissima donna, una bellissima attrice, però vedi, a differenza, oggi è difficile trovare una bella che abbia il senso dell'umorismo, perché quando tu sei molto bella ti metti il rimmer, te guardi troppo allo specchio e non ti prendi in giro, perché le comiche sono sempre meno belle. Guarda Franca Valeri, guarda la Littizzetto, guarda ti naviga, voglio dire, perché per far ridere ti devi prendere prima te in giro, prima degli altri. E invece Sabrina, stranamente, è una di quelle, come mai era Monica Vitti, credo, che riesce ad avere i tempi di commedia, quindi comici, essendo anche una bellissima donna. E lei come si prende in giro? Io continuamente, ma perché io, vedi, molte volte sono stato frainteso, addirittura ho sentito delle persone che dicevano ma De Sica è fascista, De Sica è uno di regime, perché interpretavo o il vigile urbano quando facevo la pubblicità o interpreto gli avvocati, i dentisti, i principi del foro, ma non è vero niente, ossia, io fisicamente sono un borghese, ma proprio perché faccio questi personaggi li prendo in giro. L'unica cosa che sono riuscito a far diventare simpatici delle carogne, che un po' è che è quello che faceva Sordi, perché Sordi suonava il xilofono sulle teste delle vecchie e faceva ridere, quindi voglio dire il massimo, no? No? Quando tu riesci a far ridere, a far diventare simpatico un ladro, vuol dire che sei bravo, no? E poi noi abbiamo una scuola davanti a noi, basta vedere certi politici che sono simpatici su certi ladri. C'è stata qualche sorpresa, qualche momento divertente sul set? Ma sai, siamo più divertenti noi sulla scena che quello che ci c'è intorno, però era divertente il fatto che, di vedere delle famiglie che arrivavano a Cortina da un pezzo pensando di fare il weekend sul Prato, la trovavano tutta imbiancata di neve, addirittura delle macchine facevano una curva, arrivavano e si trovavano Cortina piena di neve improvvisamente, ma era tutta neve fatta con la carta, perché adesso non si fa più con la schiuma ma si fa con la carta dei pannoloni e dei pannolini, perché è sottile, tritata e si spara. Ma tu devi vedere le macchine che inchiodavano perché pensavano di trovare ghiaccio, invece era tutta finta. Quella faceva ridere perché io mi mettevo agli angoli e li fotografavo, perché vedevo queste cose che bloccavano la macchina. La battuta finale del film, morto un papi se ne fa un altro, forse racchiude in un certo senso l'Italia dei nostri tempi. Sì, però non vuole essere sciacallaggio, perché io nel film dico, io che sono stato un farfallone, regalo la mia agendina con i numeri telefonici e dico da oggi basta, l'unica donna della mia vita sarà mia moglie, sai come mi chiamano qua dentro in ufficio, papi, che carino, basta, non se ne può più, non ne voglio più sapere, ho quasi 60 anni. Quindi per questo morto un papi sono fatto, perché alla fine del film la mia amante si è
fidanzata con un ricco magnate russo, ecco. non vuole essere presa in giro per il famoso Berlusconi e Papi, è un pochino rientra tutto, ma è il nostro paese. Io sono tutti come Berlusconi, non è che sono diversi. Per voi donne la tragedia è quella.